è stata una sofferenza fino a un certo punto, poi il gol ha sbloccato comunque la squadra, forse anche a memoria dell'ultimo periodo, del fatto che si giocava bene, ma coglieva poco. Da quel gol di Nessi, che la spinta dentro con tutta la forza che aveva, è cambiato un po' tutto. Sì, è vero, dopo il vantaggio la partita è cambiata. Sapevamo della difficoltà della partita, perché l'Arconatese è un'ottima squadra che ha fisicità, che ha buonissima qualità. Abbiamo sofferto un po' sui calci piazzati loro, perché comunque erano pericolosi, però i ragazzi hanno difeso bene, cercando poi di ripartire nelle situazioni che potevamo insomma far qualcosina in più. E dopo 1-0 ragazzi hanno preso coraggio, hanno preso fiducia, siamo riusciti a finire con una grandissima prestazione, finita 2-0, ma sinceramente abbiamo avuto altre occasioni per poterla addirittura fare il terzo, anche il quarto gol. Hanno fatto, ragazzi, veramente una prestazione di altissimo livello. Avevo un po' chiesto questo perché eravamo un po' in difficoltà, venivamo da partite domenica dove abbiamo speso tanto, con qualche giocatore che aveva qualche problemino, qualcuno non ce l'ha fatta, qualcuno ha dovuto tenere duro, e faccio i complimenti ai ragazzi perché è stata una partita, una vittoria importante. Chiudiamo l'andata con 26 punti, un bel bottino. Ci manca qualcosina, secondo me, però venivamo da un periodo dove non riuscivamo a raccogliere niente, e oggi invece abbiamo portato a casa una bella vittoria. È sulla classifica a guardare i play-off adesso come adesso? Allora, sinceramente non ho ancora guardata. So che abbiamo 26 punti, non so neanche i risultati delle altre squadre che non ho ancora guardate. Noi guardiamo sempre, io guardo sempre il sest'ultimo posto. Il pensiero è sempre quello di fare più punti possibili per arrivare ai 40, che diciamo che è la quota 40-41 punti, e poi da lì, se saremo bravi, come ho detto anche la volta scorsa, penseremo a qualcos'altro. Adesso sinceramente non abbiamo altri obiettivi, abbiamo solo l'obiettivo di crescere, perché anche oggi hanno giocato tantissimi giovani, hanno giocato tanti giovani, c'erano in campo diversi giocatori del settore giovanile. Stiamo facendo un lavoro, secondo me, importante, i ragazzi stanno lavorando bene, dobbiamo solo credere in quello che facciamo. Sicuramente i risultati ti aiutano ad avere più fiducia, però è un gruppo sano, un gruppo che vuole far bene. E adesso festeggeremo il Natale con una bella vittoria e poi riprenderemo per fare un ritorno come si deve, nel senso che vogliamo essere protagonisti sempre, calcolando che abbiamo l'obiettivo unico, che è quello della salvezza. Cosa chiedi di Van der Prato? Ma chiedo, per quanto mi riguarda, diciamo, del mio lavoro, che è quello dall'allenatore, chiedo di riuscire ad ottenere primo i risultati che servono per continuare e mantenere la categoria, e poi riuscire a far crescere i ragazzi che ho a disposizione. Il mio lavoro è anche quello. Mi piace quando trovo dei ragazzi che vogliono migliorare, io mi metto a disposizione per cercare di aiutarli e di farli crescere, e sperando che magari qualche ragazzo riesca anche ad andare in qualche categoria superiore, perché insomma l'obiettivo mio è anche quello. È finita l'andata alla grande, possiamo dire, oggi è stata la giornata perfetta, potevi farne ancora di gol, tra l'altro, ma hai fatto uno che forse è più bello. Ma sono contento per la vittoria, anche per il gol che è arrivato. È vero, ho avuto altre due occasioni per farne altre due, però quello che contava oggi era vincere e ritornare alla vittoria. Sì, è un ruolo che posso fare, che ho già fatto in passato, e sono un giocatore che si adatta in vari ruoli, e quello che mi chiede di fare il mister, cerco di mettercela tutta per dare una mano alla squadra, sia che sia esterno o falso 9. Una stagione in crescendo, partito all'inizio, poi pian piano hai... Sì, è una stagione un po' in salita, soprattutto per l'infortunio che ho avuto a Brusaporto, che mi ha rallentato un po'. Poi piano piano sono sempre entrato più in condizione, mi sono messo a servizio della squadra. All'inizio, entrando, cercavo sempre di dare il massimo. Poi piano piano ho trovato sempre più spazio e diciamo che quando il mister mi chiama cerco sempre di farmi trovare pronto. Per aspettarsi adesso da questo 2023, la vita si sarà chiuso in zona playoff. Questa prima parte di andata, la parte di
Sì, speriamo di aprire il 2023 come la fine del 2022, cioè con una vittoria, di continuare con questi buoni risultati che ci hanno portato lì a 26 punti. Come dice il mister, il nostro primo obiettivo è salvarsi prima possibile, poi man mano che la stagione prosegue vedremo se ci saranno nuovi obiettivi, però quello che conta è arrivare il prima possibile a quei 40 punti. Oggi avete vinto col cuore innanzitutto, perché il gol di Nash lo dimostra, cioè è entrato in porta col pallone, quindi stava bene. Diciamo che dopo la sconfitta di domenica, oggi bisognava reagire e cercare di trovare la vittoria, e se non si riusciva almeno di portare a casa i punti. Oggi abbiamo dato tutto in campo, tutta la settimana, da domenica ad oggi, che parliamo tra di noi, dovevamo reagire, e oggi penso che abbiamo dimostrato sul campo tutto, abbiamo dato tutto e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti.